Domenica, 5 aprile 2020. 18 gradi qua fuori. Il tempo è bello. Il sole è alto e il cielo non sembra mai essere stato più limpido. Ma c'è un rumore. Un rumore diverso dal solito. Il rumore del silenzio. Ormai è un mese che siamo chiusi in casa, senza poter fare molto. E nel mio caso, senza poter andare in bici. La maggior parte di voi saprà quanto la bici abbia un ruolo centrale nella mia vita, è una parte fondamentale di essa. Non poterla prendere e farci una discesa o anche solo uscire a pedalare per liberare un po' la mente è strano. Personalmente sono stato molte volte costretto a mettere da parte la bici per curare i miei infortuni, ma questa volta è diverso. Questa volta sto bene, eppure sono bloccato. Con oggi sono arrivato alla fine di questa serie di video giornalieri e cavolo se è stata dura. Pensare a cosa filmare, a come filmarlo, allenarsi, registrare, lavorare, montare e far uscire il tutto in giornata non è stato semplice. Ma non sono qui a parlarvi di quello che ho fatto, ma del perché l'ho fatto. Parlo dell'arte di agire, dell'arte di fare. Odio stare fermo e ancora di più odio arrivare a fine giornata senza essere soddisfatto di quello che ho fatto, che esso sia un video, un allenamento o l'aver studiato per un esame. YouTube al giorno d'oggi ha un potenziale enorme e voi dovete copiare dalle vostre persone di riferimento. Non può più esistere la scusa, ma non sono capace, ma non so come si fa. Stiamo ore e ore al giorno davanti allo schermo del nostro cellulare ed è assurdo pensare che non impariamo niente da questo. Nessuno nasce imparato e come ho detto YouTube ci dà la possibilità di imparare qualsiasi cosa. Come girare un video, come prepararsi per una gara, come cucinare o come dare un look diverso alle nostre foto. Tutto ciò che dovete fare è avere un'idea e agire. L'essere produttivi per me è fondamentale nella mia vita, come lo è sognare, perché potranno toglierci tutto, ma non i nostri sogni. Torneremo presto in bici.